Bene ragazzi, buongiorno. Oggi sono qui per un nuovo video e voglio rendere voi i protagonisti di questa totale ignoranza. Nello specifico mi servirà il vostro aiuto per scegliere quale mezzo da gara utilizzare e perché. Soprattutto dovreste dirmi anche il perché nei commenti. Quindi innanzitutto, prima di iniziare questo video ignorantissimo, mettete un likeone perché sono sicuro che non resterete delusi. Benissimo, partiamo adesso dalla presentazione dei mezzi. Alcuni li avete già visti, altri no. Direi che il triciclo e la moto li abbiate già visti in altre puntate, mentre il trattore, questo è stato nascosto nel magazzino per almeno, direi, 3 anni, 4 anni. Gentile donazione di un mio carissimo amico Alfio, che saluto. Ciao, ma non perdiamo tempo e passiamo direttamente ai fatti. Allora, prima differenza sostanziale, ovviamente due mezzi hanno 3 ruote, come potete vedere, se sapete fare a contare ve ne sarete già accorti, mentre uno ne ha quattro. Allora, beh, la moto innanzitutto, attimo che faccio ombra, la moto innanzitutto è abbastanza tamarra, è una grinta Extreme Pack Pergo, vedete, numerosi burnout illegalissimi. Qua dovrebbe essere anche bucata. Sì, perfetto. Qui vedete, questo rumore lo fa perché è buona. Ok, poi abbiamo anche la sella tipo KTM che si può aprire, ma non in questo caso. Ok, ci siamo quasi. Mi spiace ragazzi, non posso aprirvela in questo momento. Il serbatoio è wifi, nel senso che non è possibile accedervi. Strumentazione. Vabbè. Quindi. Ah, c'è una scritta qua! Franci, non me ne ero mai accorto. Prima volta che la vedo. Vedete, le plastiche sono tipo quelle della Fiat Multipla. Dimmi, Dalila. Forcelle, sicuramente sono marzocchi. Marzocchi, come diceva Tommy. Peg Perego, ok, andiamo sotto. Vedete, questa possiede anche l'acceleratore via cavo, però questo quindi non è volante, il gas qui non c'è, o magari forse questo è il freno, ma in realtà no, perché vedete abbiamo il gas wifi dall'altra parte, cioè voi lo attivate da lì, ma in realtà si passa a questa zona qui e poi dà l'impulso al carburatore, ammesso che sia carburatore, forse anche iniezione, perché questa qui è già XL, quindi è carburatore, non lo so. XL, sì, dai, mi dà l'idea di una roba più vecchia, quindi sarà carburatore. Questo quindi all'occorrenza potrebbe essere acceleratore oppure freno. Raffreddamento direi ad aria, viste le alette. Ok, i fanali sono wifi, come anche no, le marmitte sono, no, dai, indietro, le marmitte sono Vulan. Guardate, l'ospite oggi. Ok, quindi intanto avete visto la forcella, è stata tornita, sicuramente il cupolino sempre wifi perché non c'è più, quindi diciamo che ha perso un po' l'aerodinamica che aveva inizialmente. Benissimo, passiamo al secondo mezzo. Allora, da notare le ragnatele che lo abbelliscono e lo impreziosiscono. Allora, qui abbiamo il telaio in acciaio inox 1810 Mondial Casa. Le manopole sicuramente sono Cassano, vediamo. Se non sono Cassano, non vi consiglio di comprarlo perché sapete già che perderà troppe prestazioni. Direi che come gomme ci siamo, sicuramente sono Mitas queste qua. Siete arrivati in strada, è ancora a posto e anche in caso di pioggia potrebbero fare il loro lavoro. Abbiamo questo tubo pericolosissimo, il tubolare rinforzato. Direi che come forcella ci siamo, ha un manubrio abbastanza buono, soprattutto perché in pista vi permette di entrare in curva con più decisione. Questo parafango ovviamente impedisce che arrivino gli schizzi in caso di gara bagnata, ma solo davanti, perché dietro non ce ne sarà bisogno, anche perché dovrete schizzare i vostri, come dire, successori. Poi, che altro dire, i pedali, questi ovviamente se rimanete a piedi avete l'opzione pedali e potete comunque completare la gara. Ok,
indisturbati. Le manopole non sono Cassano, a quanto pare, quindi non so se consigliarvelo o meno, ma comunque abbiamo una tana di un nido di ragno, per cui questo diciamo che va a compensare forse la mancanza delle manopole Cassano. Benissimo, proseguiamo all'altro mezzo, che è sempre un Peg Perego Adventure. Sentite che pronuncia inglese. Ah, vediamo qua sotto. Ah, qua ci sono altre tane con nidi di ragni che potete lanciare sempre durante la gara, come faceva Mario Kart. Qui abbiamo un buco della gomma anteriore che serve per far scolare meglio l'acqua in caso di pioggia, sempre. Adesso io cosa faccio? Spostati da qua, però, per favore, occhio. Ok, quindi torniamo qui al terzo mezzo. Beh, innanzitutto abbiamo un telaio molto più goffo e ingombrante, ma molto più solido nel caso in cui dovreste fare off-road. Vediamo subito la caratteristica più importante, ovvero la ruota che da volan diventa wifi. Quindi questa potete toglierla o rimetterla a vostro piacimento durante la gara, ok? Nel caso in cui abbiate un avversario a fianco, potrete sganciare lo pneumatico destro anteriore e scagliarlo contro, appunto, a chi tenterà di sorpassarvi. Poi vediamo, qui davanti potrete attaccare un missile, un lanciarazzi, oppure semplicemente delle lame rotanti, per sempre per tamponare o speronare chi vi sta davanti. Qui attenzione, perché abbiamo le marce, a differenza degli altri mezzi questo ha le marce solo seconda e terza, perché la prima non c'è più, vedete, wifi anche quella, perciò partite in seconda, quindi avrete uno svantaggio notevole sulla griglia di partenza. Le gomme bene o male sono a posto, il battistrada è ottimo, ovviamente sull'asciutto e sul bagnato non potrete tenere sempre spalancato, perché queste sono solo per off-road. Ma abbiamo i fanali, qui attenzione agli adesivi che impreziosiscono ulteriormente il mezzo. I fanali e lo stop, no, i fanali allo stop sono sicuramente indispensabili anche catari frangenti, e nel caso in cui qualcuno provi a tamponarvi. Ma anche qui abbiamo il carretto, altra arma da non sottovalutare, che potete sganciare quando qualcuno si avvicina troppo. Vedete, questa gomma è leggermente più consumata delle altre, ma non è un problema, perché comunque, vi ripeto, per l'off-road va benissimo. Questa ruggine poi da non sottovalutare, anche perché, soprattutto quella nei pedali, perché potrebbe far venire il tetano agli avversari, e quindi avrete un'altra arma a vostra disposizione. Ovviamente anche questa è a pedali, quindi se il motore si flippa voi potrete tranquillamente concludere la vostra gara. Benissimo, il volante bello solido e resistente, come anche il sedile, molto più comodo rispetto agli altri, molto più ergonomico, vi permetterà anche di fare aperitivo comodamente durante la gara. Vedete, di qua invece le marce sono tre, quindi vi conviene inserire la prima dall'altra parte. Non mi leccare, per favore. Vedete, qua c'è la prima, perciò se volete inserire la marcia partite con il pedale sinistro. Benissimo, questo non so cosa sia. Ah, ok, lo sportellino, c'è il posacenere, quindi se siete dei fumatori, purtroppo sì, mi dispiace, perché se siete fumatori avete un brutto vizio, però comunque diciamo che qui potrebbe darvi problemi. Purtroppo era riferito a questo, nel senso che si potrebbe aprire durante la gara e potrebbe gettarvi addosso tutte le ceneri e i mozziconi di sigaretta. Qui abbiamo ovviamente delle levettine che potete regolare a vostro piacimento, non sapete cosa andate a regolare, quindi a vostro rischio e pericolo potrete farlo. Potrebbe benissimo essere il power jet, quindi potrebbe regolare la carburazione, ma potrebbe essere anche il turbo, e ovviamente se lo attivate quando siete in curva. Dov'è finita? Se lo attivate quando siete in curva potreste schiantarvi inesorabilmente contro le barriere. Benissimo, scritta Peg Perego, anche qui molto molto performante. Andiamo a vedere sotto cosa c'è di buono. Oh, la catena qua con ragni, catena con ragni vari ed eventuali, guardate quanti, tutti vivi tra l'altro, ci sono solo ragni qua sotto. Fantastico. Beh, la catena direi che
Sì, con il resistor ci siamo, vedete che abbiamo il differenziale elettronico, il semiasse da gara, la barra duomi lì sotto, vedete quella è la barra duomi. E vediamo, perego, arcore, come arcore? Cosa? Cioè, quindi la fanno nella casa di Berlusconi questa roba qua? Eh sì, arcore. Via De Gasperi 50. Fatemi sapere se conoscete questa ditta e se è ancora lì soprattutto. Intanto ha trovato una palla con cui divertirsi. Dalila, pensi di portarmela? Non me la vuole portare. Benissimo, qua c'è un bel ragnazzo. Vedete, sono stracattivi questi ragni. Ok. Qui abbiamo della ruggine abbastanza importante che potrebbe farvi perdere. Vedete? Una, due o tre o anche tutte e quattro le ruote durante la gara e quindi renderebbe tutto più interessante. Bene, ah, giusto il carretto, l'ultima cosa, vediamo. Carretto privo di ragni, però questo purtroppo. Benissimo, abbiamo tutto. Fatemi sapere quale mezzo scegliete e perché. Dai miei mezzi ignoranti, da me e dalla Dali è tutto. Un saluto, alla prossima.